Ave legionari, parliamo questa volta dell'assedio di Napoli da parte del generale Belisario, che è veramente molto molto poco conosciuto, ma è stato un momento drammatico della storia della città di Napoli. Si è concluso con una assoluta ecatombe, quindi parleremo di una storia estremamente tragica e quindi ripercorreremo veramente una delle pagine nere della storia di Napoli. Cominciamo il racconto che vedrete sarà assolutamente tragico, emozionante e molto coinvolgente. Prima di cominciare, voglio dirvi una cosa importante per chi ama la storia romana. Nella descrizione del video qui in basso, ma anche nella sezione dei commenti, trovate il primo commento in rilievo, troverete un link con cui potrete andare al nostro shop online e vedere i vessilli di tutte le antiche legioni romane perfettamente riprodotti. Questi sono tutti i vessilli realizzati da una disegnatrice italiana, Rosa Bettella, che ha realizzato in esclusiva per noi tutti i disegni delle varie animali che rappresentavano le legioni romane, una collezione esclusiva che sta piacendo moltissimo. Da quando l'abbiamo lanciata settimana scorsa sono accorsi a comprare. Quello più venduto è il vessillo della decima legione, che è stato il nostro scorso documentario, ma trovate tutti i vessilli di tutte le più grandi legioni romane che hanno fatto e dominato la storia antica. Quindi visitate queste insegne riprodotte su tela delle legioni romane. E però il nostro racconto è ancora nel periodo romano, sebbene parliamo del tardo impero. Cosa succede? Siamo nel periodo del tardo impero. Quindi l'impero romano d'Occidente è crollato, è stato sostanzialmente sostituito dai regni romano-barbarici e in particolare in Italia, in questo periodo di cui parliamo, dominano gli Ostrogoti. In realtà sopravvive l'impero romano d'Oriente e l'imperatore dell'impero romano d'Oriente è Giustiniano, uno dei più grandi imperatori bizantini di tutta la storia. Giustiniano concepisce un grandissimo progetto di riconquista delle province occidentali perdute e soprattutto la riconquista dell'Italia e di Roma. E allora Giustiniano, con questo enorme progetto di riconquista, dà l'incarico al suo miglior generale, che è Belisario. E Belisario effettivamente è uno dei più grandi generali di tutta la storia dell'Impero Romano d'Oriente. Belisario, quindi, in una campagna di riconquista, prima viene mandato in Nord Africa a combattere e sconfigge il regno dei Vandali e quindi ottiene un risultato straordinario riconquistando il Nord Africa per conto dell'Impero Romano d'Oriente. E poi, mano a mano, risale lungo la penisola italiana, riconquista la Sicilia e la Calabria senza quasi incontrare opposizione da parte degli Ostrogoti. Questo perché le sue operazioni militari erano state particolarmente veloci e perché Belisario era un fuoriclasse sotto l'aspetto militare. Quindi, a un certo punto, Belisario sta risalendo la penisola italica e arriva alle porte della città di Napoli, che ovviamente fa parte della giurisdizione degli Ostrogoti. E qui comincia la storia dell'assedio di Napoli. Allora, noi abbiamo Procopio di Cesarea, che è la principale e in questo caso anche l'unica fonte di questi fatti, che ci narra
le precise parole di Belisario e dei suoi interlocutori, quindi è molto molto interessante ascoltare i loro discorsi. Belisario si presenta di fronte alle porte di Napoli con il suo enorme e agguerritissimo esercito e automaticamente si fanno incontro degli ambasciatori della città di Napoli. Uno di questi ambasciatori si chiamava Stefano. Allora Belisario dice immediatamente a Stefano: siamo dell'esercito dell'Impero Romano d'Oriente, siamo venuti a liberare Napoli dal dominio degli Ostrogoti, quindi Belisario si presenta come un esercito di liberazione da parte inviato dai legittimi proprietari di Napoli, arrendetevi immediatamente senza combattere, consegnateci la città, siamo venuti a liberarvi. Stefano risponde e dice: ma caro Belisario, noi in realtà siamo veramente sotto scacco degli Ostrogoti, noi siamo sotto padrone, nostro malgrado siamo dominati dagli Ostrogoti, quindi tu a minacciare con il tuo esercito la città di Napoli te la stai prendendo con le persone sbagliate. Non è certamente noi che tu devi attaccare, non è a noi che devi dettare le ultime condizioni. Semmai ti converrebbe marciare su Roma, conquistare, riconquistare Roma e quindi liberare Napoli come conseguenza. Quindi lascia perdere la nostra città, non invaderla e attacca direttamente Roma. Allora Belisario risponde all'ambasciatore Stefano. Belisario risponde e gli dice: ma c'è una cosa molto importante. Noi siamo un esercito di liberazione e non di conquista. Quindi non capisco esattamente le tue parole, ma soprattutto, se è vero che voi siete sotto scacco degli Ostrogoti, se è vero che voi siete dominati dagli Ostrogoti, allora dovreste prendere le armi, ribellarvi e cercare di liberarvi. Perché se poi otterrete la vittoria, avrete ottenuto due cose. Avrete vinto gli Ostrogoti e recuperato la vostra libertà. Se invece foste sconfitti dagli Ostrogoti, perlomeno avreste combattuto per la vostra libertà con onore. Se invece noi, che siamo un esercito di liberazione, non veniamo accolti e voi combattete contro di noi, farete una guerra assolutamente inutile. E quindi se anche doveste vincere una guerra inutile, non vi farebbe per niente onore. E se doveste addirittura perderla, avreste e sareste arrivati alla sconfitta totale, al totale nocumento. Quindi le parole di Belisario sono chiare, no? C'è anche, diciamo, una sorta di critica nei confronti del comportamento dei napoletani. A questo punto, allora, Stefano capisce che la posizione di Belisario è assolutamente inamovibile. Belisario non lascerà stare Napoli e ritorna in città per riferire ai suoi concittadini quello che è il dialogo che c'è stato con Belisario. A questo punto a Napoli si scatena un dibattito interno. Cosa bisogna fare? Aprire le porte a Belisario o resistere? Allora noi abbiamo una situazione molto concitata. A Napoli per le strade, nelle piazze, si parla pieni di apprensione, non si sa che cosa fare con un esercito poderoso alle porte. Possiamo dire che la posizione di Stefano e anche quella di un suo, chiamiamolo, collega diplomatico che si chiamava Antioco, è quella di arrendersi a Belisario senza combattere e quindi consegnarsi ai bizantini. Però ci sono altri due notabili, quindi altri due aristocratici che avevano presa sul popolo, che si chiamavano Pastore e Asclepiodoto, che invece erano di avviso diverso. Loro erano filo ostrogoti, quindi dalla parte degli ostrogoti, e loro invece proposero ai cittadini napoletani di resistere all'esercito di Belisario. E se proprio bisognava consegnare la città, bisognava dare delle condizioni estremamente vantaggiose per i napoletani, quindi delle condizioni di pace molto rigide, molto dure per Belisario, altrimenti non se ne sarebbe fatto nulla. Prevale la linea di Pastore e di Asclepiodoto, e allora si prepara un foglio con delle condizioni di pace, delle garanzie per Napoli e dei vantaggi per Napoli piuttosto corposi.
Questo foglio viene consegnato a Stefano. Stefano lo consegna a Belisario, che però accetta le condizioni e quindi è pronto ad entrare senza combattere a Napoli. A questo punto Napoli si prepara ad aprire le porte a Belisario. Sembra che l'accordo sia stato trovato, che Napoli abbia ottenuto delle condizioni vantaggiosissime e quindi la cosa sembra che stia per finire lì. Ma in realtà Pastore e Asclepiodoto intervengono nuovamente, perché loro la città Belisario alla fine, pensandoci bene, non la vogliono concedere. Allora chiamano a raccolta tutti i napoletani e tengono un discorso pubblico molto importante. Cosa dicono? Dicono: cari concittadini napoletani, noi sappiamo e capiamo che mettervi sotto la protezione di Belisario può sembrare vantaggioso, assolutamente. Però, se poi in questa guerra gli Ostrogoti dovessero vincere, noi saremmo puniti dagli Ostrogoti in maniera devastante, saremmo considerati dei traditori dagli Ostrogoti, quindi finiremmo malissimo. E se vincessero gli Ostrogoti, noi che fine facciamo? E poi attenzione, se anche alla fine dovessero vincere i Romani d'Oriente, quindi Belisario dovesse vincere, Belisario comunque ci considererebbe come dei traditori. Abbiamo tradito gli Ostrogoti, quindi non avremmo una buona nomea. E anche l'imperatore Giustiniano, sapendo che i napoletani hanno consegnato la città, ci tratterebbero da disertori, quindi metterebbero qui i loro soldati per controllare che noi non facciamo il doppio gioco. Quindi noi in realtà dobbiamo rimanere fedeli agli Ostrogoti, dobbiamo resistere a Belisario. Perché? Perché se poi gli Ostrogoti dovessero vincere, noi saremo trattati con i guanti perché gli siamo rimasti fedeli. Ma se anche dovesse vincere Belisario, Belisario comunque ci perdonerà e apprezzerà il fatto che noi non abbiamo tradito i nostri alleati. Per tutte queste motivazioni, per tutte queste considerazioni, dobbiamo resistere a Belisario e rimanere fedeli agli Ostrogoti. Questo discorso infiamma i napoletani, li convince a chiudere le porte a Belisario e quindi, rimangiandosi la parola e rimangiandosi i patti, i napoletani cominciano a resistere a Belisario, che è costretto ad assediare militarmente la città. Comincia quindi l'assedio di Napoli da parte di Belisario. Allora Belisario inizia l'assedio e per prima cosa blocca l'acquedotto della città, in modo che rimangano senza acqua. Allora i napoletani mandano immediatamente dei loro emissari che si rivolgono a Teodato, che era il re degli Ostrogoti, che viene informato della situazione, e a Teodato vengono richiesti immediatamente degli aiuti militari. Il bello è che Teodato non manda proprio nessuno. Quindi Napoli rimane da sola contro Belisario, senza appoggio degli Ostrogoti. Quindi la situazione per Napoli si complica, perché le cose vanno diversamente dal previsto. Napoli comunque riesce a resistere, in ogni modo, con le riserve di acqua, patendo la sete, resiste continuamente, passano 20 giorni di resistenza continua e effettivamente Belisario comincia a preoccuparsi di non riuscire a prendere Napoli, perché i napoletani resistono oltre le sue previsioni. A un certo punto, in una situazione di stallo, molto piena di ansia, di tensione, da parte sia dei napoletani che dell'esercito bizantino, a un certo punto avviene un fatto un po' fortuito. C'è un esploratore, che era un alleato, no, di Belisario, dei bizantini, che si incuriosisce dell'acquedotto di Napoli. Comincia a esplorarlo, a vedere com'è costruito, comincia a camminare, a studiarne il percorso, guarda questa infrastruttura e comincia così, si addentra per sua curiosità. Si addentra nell'acquedotto, lo segue fino a che a un certo punto arriva ad un enorme masso che non era stato posizionato dagli architetti, era un masso naturale, e vede che questo masso all'interno era stato leggermente scavato, proprio per far passare l'acqua. Allora lui guarda meglio questo buco nel masso e si rende conto di una cosa. Questo buco è piuttosto piccolo, quindi un soldato dotato di armatura, spada, scudo non riuscirebbe a passare. Però un fante leggero, magari al momento senza armatura, magari un po' magrolino, riuscirebbe a passare attraverso il buco e quindi ad entrare nella città di Napoli.
Quindi così, in maniera quasi fortuita, trova un piccolissimo pertugio, un piccolissimo passaggio. Allora, immediatamente, Belisario viene informato di questo ritrovamento, accorrono lì gli uomini, vedono che effettivamente questo piccolo passaggio c'è, e allora Belisario sa di aver trovato un modo per penetrare all'interno di Napoli. Però Belisario decide di dare un'ultima possibilità ai napoletani di arrendersi senza dover invadere la città. Allora chiama nuovamente Stefano, l'ambasciatore napoletano, e gli dice: ambasciatore, con il massimo rispetto, io sono un militare, un generale di carriera. So benissimo cosa succede dopo un assedio con la conquista della città. Gli uomini vengono uccisi, le donne vengono stuprate, i ragazzini diventano servi di odiati padroni. Quindi veramente, col cuore in mano, ti prego, facci entrare in città senza combattere e verrete trattati con rispetto. Stefano riferisce il messaggio, ma i napoletani vogliono resistere a tutti i costi, perché non si sono resi conto del buco che c'è nell'acquedotto. E allora si decide, infine, da parte di Belisario, per l'azione di forza. Comincia quindi l'irruzione a Napoli. Belisario dà l'incarico a due suoi ufficiali, che nello specifico si chiamavano Magno e Enne, con 400 uomini, di avvicinarsi all'acquedotto e di passare senza dare nell'occhio e senza fare rumore attraverso questo piccolo pertugio nel masso di cui abbiamo parlato prima. Nel frattempo c'è un altro personaggio, un altro ufficiale che si chiamava Bessa, che conosce lo Ostrogoto e si mette a urlare di fronte alle mura di Napoli in Ostrogoto, chiedendo che la città si arrenda. Gli Ostrogoti, il presidio Ostrogoto che c'è all'interno, gli risponde prendendolo a male parole, insultandolo, mandandolo a quel paese, ma questo è un diversivo, serve a non far rendere conto dell'entrata degli uomini attraverso l'acquedotto. Quindi, facendo entrare silenziosamente gli uomini e distraendo gli Ostrogoti, alla fine i soldati di Belisario sbucano in città. Sbucano in una piccola casetta dove c'è una donna povera. Allora prendono la donna, la ciuffano, le tappano la bocca, stai zitto, t'ammazziamo, e quindi mano a mano in questa casetta di questa poveretta cominciano ad ammassarsi i soldati di Belisario. Sempre silenziosi ma velocemente, i soldati si avvicinano alle mura, individuano le sentinelle e improvvisamente le ammazzano, senza che neanche si rendano conto di nulla. A questo punto gli uomini di Belisario dentro Napoli suonano la tromba, danno il segnale e comincia l'assedio e l'entrata forsennata all'interno della città. Allora Belisario e i suoi uomini con le scale cominciano ad assaltare le mura di Napoli perché le sentinelle non ci sono più e quindi l'operazione è più facile. Nel frattempo dall'interno gli uomini aprono le porte di Napoli e c'è un'enorme irruzione irrefrenabile, incontenibile dentro Napoli. Quindi Belisario ha fatto irruzione dentro la città. E una volta che i soldati sono all'interno di Napoli avviene una ecatombe orribile. Tutti coloro che vengono incontrati per le strade vengono ammazzati sul posto. C'è veramente una situazione veramente da horror, un saccheggio totale. Fra questi i peggiori in assoluto furono gli Unni, che erano truppe alleate di Belisario. Gli Unni ammazzarono, stuprarono, uccisero tutto quello che si muoveva. Addirittura penetrarono all'interno delle chiese, che normalmente non venivano toccate neanche dagli eserciti invasori, penetrarono nelle chiese, sgozzarono, sventrarono tutti quelli che si erano rifugiati nelle chiese e quindi ci fu una ecatombe atroce, una vera e propria mattanza dei napoletani. E qui, in questa situazione orribile, con gli uomini morti, le donne stuprate e poi sgozzate, con i bambini piangenti che venivano uccisi, col sangue per le strade, cadaveri da tutte le parti, cioè veramente in una situazione agghiacciante, che cosa succede? Succede che Pastore,
Uno dei due che aveva suggerito di resistere, vedendo la sua città devastata e la popolazione trucidata proprio per colpa del suo consiglio, si agita talmente tanto e si accora talmente tanto da essere colpito da un ictus e lì, per la strada, colpito, muore, proprio morto di orrore e morto di dolore e di costernazione per i napoletani trucidati. I napoletani ce l'hanno con Pastore, prendono il suo cadavere, lo trascinano per le strade e lo espongono, coprendolo di male parole e oltraggiando il suo cadavere per quel consiglio che aveva dato, che si è rivelato esiziale per i napoletani. Anche Asclepiodoto, quindi l'altro che aveva suggerito di resistere a Belisario, farà una brutta fine. In realtà ci viene raccontato il dialogo tra Asclepiodoto e Stefano, l'ambasciatore che era invece più incline a collaborare con Belisario. Stefano incontra Asclepiodoto per le strade di Napoli orribilmente coperte di sangue e gli dice: «Ti rendi conto di quello che hai fatto? Questa sciagura è tutta colpa tua. Avremmo dovuto collaborare. Io sono convinto che se avessero vinto i Goti, gli Ostrogoti fossero venuti in città e avessero vinto, tu avresti dato la colpa ai napoletani, perché sei un ipocrita. E invece, adesso che vince Belisario, fai finta di nulla, come se fossi stato sempre della sua parte. Vergognati, fai schifo, questo è colpa tua». E Asclepiodoto fa in tempo a rispondere dicendo: «Guarda che tu cambi il tuo animo a seconda delle circostanze. Noi eravamo alleati degli Ostrogoti, abbiamo fatto bene a rimanere alleati degli Ostrogoti. Io non sono come te, che a seconda delle convenienze cambio le mie alleanze». E dice una frase importante: l'animo fedele non cambia alle circostanze. Nonostante questo, però, i napoletani odiano Asclepiodoto in ogni modo, lo ritengono responsabile di quella mattanza della città e allora lo prendono, lo acciuffano, lo picchiano in mezzo alla strada, lo lapidano orribilmente e quindi muore nella ferocia tra i pugni, gli sputi e i calci dei napoletani. Il corpo di Asclepiodoto viene fatto a pezzi e buttato orribilmente negli angoli della città. Così si conclude veramente nel peggiore assoluto dei modi, l'assedio di Napoli, che per tutta questa serie di circostanze si è concluso quasi con lo sterminio assoluto della città. Quindi Napoli, abbiamo visto, è stata letteralmente quasi rasa al suolo e la sua popolazione quasi completamente sterminata. Perché Napoli non è diventata una città fantasma? Perché è risorta in un certo senso? In realtà, e qui arriviamo alla fine di questa storia orribile, in realtà lì ci fu l'intervento del Papa. Il Papa di allora, che era Papa Silverio, sgridò fortemente Belisario per i modi brutali con cui Napoli era stata distrutta e la popolazione sterminata. Ci fu una reprimenda molto severa e molto dura del Papa contro Belisario. E allora Belisario, ovviamente cristianissimo e sconvolto dal Papa che lo aveva sgridato in maniera così severa, decide di fare qualcosa per cercare di rimediare. E in particolare, oltre a un certo punto a interrompere evidentemente il saccheggio di Napoli, cerca di ripopolare la città. Cioè, nei mesi e negli anni immediatamente successivi a questo orribile massacro, ci sono tanti cittadini delle zone attorno a Napoli che vennero chiamati a ripopolare la città. E allora tanti cumani, tanti da Pozzuoli, da Chiaiano, da Somma, da Trocchia, questi sono i nomi un po' dei villaggi delle città vicine, confluirono a Napoli ripopolando la città dopo questo sterminio orribile. E poi, successivamente ancora, altri coloni dal sud Italia, dalla Sicilia e anche dal Nord Africa arrivarono a Napoli per ripopolare una grande e gloriosa città che aveva vissuto una delle peggiori pagine della sua storia. Benissimo, quindi abbiamo visto questa pagina veramente tragica della storia di Napoli, abbiamo visto tantissimi dettagli di un assedio e di uno sterminio orribile ai danni dei napoletani
E però era doveroso raccontare anche questa pagina di storia che fa parte più in generale delle guerre greco-gotiche che veramente dilaniarono la penisola italica e provocarono grande morte e grande devastazione su tutto il territorio. Speriamo comunque di avervi immerso anche se in questa storia orribile. Normalmente vi invitiamo a iscrivervi al canale con una simpatica minaccia, iscrivetevi, se no che cosa vi succede, però questo sterminio così orribile, questo racconto che abbiamo appena fatto nei confronti della città di Napoli, così sanguinolento, preferiamo invitarvi a iscrivervi al canale, ma per simpatia nei confronti dei nostri documentari. Speriamo di esservi stati utili, un carissimo saluto e al prossimo video.